Giulia Delellis e la sorpresa di Andrea, il pubblico deluso da un particolare. Giulia Delellis rivede Andrea Damante, il dettaglio che non piace. Giulia Delellis ha incontrato Andrea Damante al Grande Fratello VIP. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di riscattarsi dalla delusione data alla fidanzata con l'ultimo messaggio aereo. Damante è entrato in casa, ma non ha potuto avere un contatto con Giulia. La coppia è stata costretta a vedersi attraverso una parete trasparente. Andrea non poteva parlare e così ha scritto diversi cartoncini per Giulia. L'ex tronista ha cercato di farsi perdonare scrivendo delle frasi molto dolci alla sua amata. In questo modo, finalmente, la Delellis ha potuto leggere ciò che avrebbe voluto da diverso tempo. Andrea le ha fatto anche una promessa, ironizzando sull'aereo da lui mandato durante l'ultima settimana. Giulia avrebbe voluto abbracciare Andrea, ma le è stato permesso. Sicuramente questo sipario sarà riuscito ad emozionare tutti i fan della Delellis che l'hanno voluta come prima finalista. Infatti, la coppia in questione è molto amata dal pubblico. I telespettatori, però, sono rimasti delusi poiché avrebbero voluto assistere al loro incontro. Andrea Damante si fa perdonare da Giulia Delellis al Grande Fratello VIP. 18 mesi fa ho fatto la scelta più giusta della mia vita. È così che Andrea Damante inizia il suo messaggio per Giulia, all'interno della casa. La Delellis visibilmente commossa legge le parole del fidanzato. 72 giorni che ti guardo negli occhi, 72 giorni che mi manchi da morire. Ho capito tante cose, ma la più importante è che ti amo. Sicuramente le paure di Giulia, questa settimana, si potranno placare le sue paure. E infine, Andrea ha fatto una simpatica promessa alla Delellis. E prometto che non ti farò mai più il solletico. Giulia Delellis e Andrea Damante, la ribellione dei fan su social. Il pubblico, però, non ha apprezzato la scelta della produzione del programma di non far incontrare Giulia e Andrea. Altri concorrenti hanno avuto la possibilità di vedersi e di avere un contatto, come ad esempio Daniele e Filippa. Proprio per tale motivo, i fan avrebbero voluto vedere la coppia avere almeno un contatto.